Assomiglierai molto a tuo papà. Vedi, Catherine? Che ometto! È un grande mondo là fuori, figliolo. Pieno di gente di tutti i tipi. E tu? Che persona sarai? James. Sei solo... James! Catherine! C'è qualcosa... È in arresto cardiaco. C'è qualcosa. Inizia che... la compressione. Porta fuori il bambino, forza! Uno, mille. Due, mille. Forza! Aspetta, Catherine, aspetta. Siamo io e te. Io e te. Ci serve un dottore, non un barbone. Se mi deludi, ci saranno conseguenze. E alla piccola pulce. Ci abitua. Il tuo futuro si apre di qui. Azione. Un po' di giocattoli. Non guardare la luce. E questo posto sarà a casa agli occhi. Ti ci abiti qui sotto. Vieni qui, campione. Forza. Vieni da papà. Ce la puoi fare. Baba. Baba. Guarda un po', santo cielo. Hai un anno e già cammini da professionista. Tua madre sarebbe stata molto orgogliosa. Ascolta, Pulce, so che non ti piace quando papà va via, ma devi stare qui per conto tuo un attimo. Stai qui mentre papà lavora in ufficio. Starai bene, campione. Torno subito. Ti piace esplorare, vero? E io che cerco sempre di rinchiuderti. Vieni qui, voglio mostrarti una cosa. Vedi? Era il passaggio preferito di tua madre. Viene dalla Bibbia, Apocalisse 21:6. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Le è sempre piaciuto. D'accordo, forza, andiamo a vedere se la tua amica amata vuole giocare. Baba. ...alla salute dei residenti. Questi esperimenti virus sono dei una perdita di tempo. Certo. Facciamo esperimenti. La mamma va per sopravvivere. Io... Certo. Sorpresa! Stanley, hai acceso la luce troppo in fretta. Ora non ci vede. Buon compleanno! Riesci a crederci? Cresce così in fretta. Buon compleanno, campione. Non riesco a credere che hai già 10 anni. Sei il mio orgoglio. Se solo... Complimenti, ragazzo. Non devo dirti che questo è un giorno speciale, giusto? Qui, nel Volt 101... A 10 anni si è pronti ad assumersi le prime responsabilità. Eccoti. Come soprintendente, ti presento il tuo personale Pip-Boy 3000. Devi prenderci confidenza. Domani ti sarà assegnato il primo lavoro. Già
Goditi la festa. Si hanno 10 anni una volta sola. Oh, figo! Hai un P-Boy! Vorrei avere 10 anni! Buon compleanno! Ti abbiamo fatto una magnifica sorpresa, vero? Tuo padre aveva paura che ci avessi scoperti. Ma gli ho detto di non preoccuparsi. È così semplice fregarti. Di niente. Ma in realtà ha fatto quasi tutto tuo papà. Io ho solo aiutato con gli addobbi e tutto il resto. Ehi, scommetto che non indovini il mio regalo. Forza, indovina. Che schifo. Non pensavo che ti piacessero anche le ragazze. Non rispondermi male, sai cosa intendo. Dovrei darlo a qualcun altro. Qualcuno che preferisce Grognak il Barbaro a quella Christine. La questione è come vedere la differenza. Buon compleanno! Cosa stai guardando, faccia da idiota? Ehi, hey, Hu! Grazie per l'invito! Complimenti per la festa! È davvero bella! Lo so, Butch, ti ho creato un sacco di problemi, ma non prenderla seriamente, ok? Comunque, buon compleanno! Ora farei meglio a tornare, sai... Adesso siete migliori amici! Ehi, Wally! Mi sa che Paul è diventato una femminuccia! Sì, Paul. Perché non ci presenti il tuo nuovo migliore amico? A chi hai detto coglione? Buon compleanno, coglione! Attenzione! È arrivato il momento di tagliare la torta! Andy, aspetta! Ehi, buon compleanno, segaiolo! Oh, no! Permettimi di augurarti buon compleanno. Mamma, ti ho detto di non essere troppo chiamata. Lo so che stavi scherzando, ma non sono sicura che anche gli altri l'abbiano capito. Gli abitanti del Vault! Cavolate! Alla gente piace! Uno dei modelli 3000 capitano. Mi sa che devi caricarlo tutte le mattine. Sono giochi e divertimenti. Questa festa non è niente male, direi. Per un bambino piccolo. Palloncini, cappellini. Non bella quanto la mia festa, però, ricordi? Mio papà aveva ingaggiato Andy per fare le magie e tutti abbiamo giocato a caccia al mutante nell'atrio. Oh, giusto. Tu non eri tra gli invitati alla mia festa. Che peccato. È stata davvero divertente. Wally, hai sempre delle ottime idee. Dovrebbe essere una festa. Sai, divertimento. Figo, vero? Dovresti provarlo, caspita, papà. Wally. Potrebbe piacerti. Chi è il capo della banda, tu o io? Non se ne parla. Credi che fosse sorpreso? Certo, amata. Non l'ho mai sospettato. Ora vai a divertirti. Solo perché sono venuta alla tua festa non significa che debba parlare. Cosa avevi da fare con il purificatore idrico? Va tutto bene, spero. Oh, certo, non c'è da preoccuparsi. Io e Andy abbiamo fatto le riparazioni l'altra sera. Tutto a posto. Come dovremmo chiamarci? Non mi preoccupava. Sei così intelligente. Sai riparare tutto, perché vero? Non proponi qualcosa? Sono felice che tu ce l'abbia fatta. Fai silenzio e lasciami pensare ti un momento. Ti stai divertendo? Ti piace la festa? A 10 anni, non riesco a crederci. Sembra solo ieri che il tuo papà è arrivato. Santo cielo, ascoltami. Stai aspettando il tuo regalo, no? Che ometto educato. Non perdere questa schiettezza. Ce ne servirà un bel poco aggiù. Ecco, un bel rotolo dolce che ho preparato per te stamattina. Ed è tutto per te. Sei il festeggiato. Non devi dividerlo con nessuno. Ehi, hey Paul, l'hai l'hobby aperto? Ti sta piacendo la festa? È quello il tuo hobby? Io ho dato una mano con le decorazioni. Ora svelto, dammi un'idea per il nome della davvero? Nostra banda. Davvero? Che splendore. Non è un po' stupido essere hai fatto una banda? Un ottimo lavoro. Cioè, praticamente tutti quelli ti che stai conosciamo ne faranno parte. Spero che apprezzi gli sforzi che ha fatto Amata per questa festa. Sembra davvero che tu le piaccia, per qualche motivo. Non ti affidare troppo alla sua amicizia, giovanotto. Sono il soprintendente e sono a capo di questo Vault e di chi ci abita. Ti dirò io una persona che non ne farà parte. Tu!
Stavo scherzando, Paul. No, non è vero. Ti stai divertendo? Sì, è vero. Scherzo. Sono felice che tu ce l'abbia. Ho fame e quello stupido robot ha distrutto la torta. Dammi quel rotolo dolce che hai preso dalla signora Palmer. Sì, bene, grazie, perdente. Oh, e buon compleanno. Fatta. Faccio vedere quanto sei intelligente, Wally. È importante mantenere il contatto con i giovani. Fa parte del mio lavoro. E poi, beh, mi piacciono le feste. Sì, mi piace. Oh, certo, agente Gomez. Beh, perlomeno non c'è il tuo nome da qualche parte. Il che la rende migliore di tutte le altre idee che hai avuto. Cos'è successo a Butch? Sembrava terribilmente compiaciuto. Il che di solito significa che è capitato qualcosa di brutto a qualcuno. Wow! Sei una roccia! Devi insegnarmi a farlo. Non è il caso di preoccuparsi, comunque. Un bel lavoro all'inceneritore, giusto? Non è fantastico! Andiamo, ragazzi, potete fare di meglio. Ci serve un bel nome. Ne ho uno. Wally e il pezzo grosso. Saresti tu, Butch, il pezzo grosso. Bel tentativo. Ma non dovrebbe essere il pezzo grosso e Wally? E perché devi sempre metterci il tuo nome? Paul, l'hai l'hobby aperto? Ehi, è quello il tuo hobby? Ora svelto, dammi un'idea per il nome della nostra banda. Non ti stai divertendo? Non è essere una banda. Cioè, praticamente tutti quelli che conosciamo ne faranno parte. Vattene se vuoi. Wally e io troveremo qualcun altro per la nostra banda. Jonas? Ehi, dottore, siamo pronti qui. Grazie, lo manderò giù. Ehi. Era Jonas sull'intercom. Lui e io ti abbiamo fatto una piccola sorpresa. Jonas ti sta aspettando giù al livello reattore. Vai, e non credere che a qualcuno dispiacerà se ti assenti per qualche minuto. Bella festa, eh? Buon compleanno, tesoro. Santo cielo! Spero di non essermi persa la festa. Certo che sì, santo cielo. Già 10 anni. Mi ricordo che aiutavo tuo papà a cambiarti i pannolini. E adesso guardati, sei grande. Hai già 10 anni e il tuo Pip-Boy personale. Dato che si tratta di un'occasione speciale, sai cosa ho fatto? Ti ho scritto una poesia. Solo per te. Spero ti piaccia. Non fare l'idiota. Una poesia ogni compleanno, questa è la mia regola. Se te ne avessi date due, pensa come sarebbe geloso Butch. Che ne dici di topi del tunnel? O i topi non sono abbastanza duri? Ah, certo, voglio dire, mi piace davvero. Fai silenzio e lasciami pensare un momento. Forse... i topi del Volt, vi piace, ragazzi? Non so, forse. Beh, non lo so. Per essere venuta, Beatrice. Spero che ti stia divertendo. Vai, Jonas ti sta aspettando. Certo. Dovevo esserci. Quel ragazzino è come un figlio per me. Diverte, signore? Sono qui solo perché Amata è stata invitata. Ancora qualche minuto. Poi voglio che questo posto sia ripulito e tutti tornino al lavoro. Certo.
Che ci fai qua giù, ragazzo? Pensavo che a voi bambini fosse proibito scendere al livello reattore. Ah, vedo. Ora che hai 10 anni ti interessano solo gli affari. Bene, amico, mettiamoci al lavoro. Buon compleanno, a proposito. Aspetta ancora un minuto. Credo di sentire qualcuno che arriva. Posso farti vedere la tua sorpresa? Il soprintendente ti ha dato il tuo Pip-Boy e sei abbastanza grande per lavorare, quindi sei abbastanza grande anche per questo. La tua pistola d'aria compressa è un po' datata, ma dovrebbe essere perfettamente funzionante. Jonas ha trovato questa cosa qua giù. Non era messa bene, ci sono voluti 3 mesi per trovare i pezzi per rimetterla in sesto. Sai quanto è difficile trovare una molla così piccola? Fortuna che Butch ha riposto male quel suo coltello a serramanico. Allora, che ne pensi? Vuoi provare? Calma. È una pistola d'aria compressa, non un giocattolo. Andiamo a provarla. Jonas e io abbiamo trovato un bel posto. Seguimi. Beh, che ne pensi? Puoi venire qua giù a sparare quando vuoi. Di niente, campione. Buon compleanno. Ottimo lavoro, uno scarafaggio radioattivo in meno di cui occuparsi. Facciamo una foto insieme, conserviamo questo momento. Ehi, Jonas, fammi una foto con il cacciatore. Sorridi. Fatti in modo diverso, giusto? E quando un ragazzo... Superintendente, e allora? Non ho nessun privilegio. Non è corretto. Apocalisse 21.6. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Per quanto ne so, sei un 16enne che gode di ottima salute. Quindi sì, devi andare in classe e dare il tuo esame GOT. Vai ora, hai un GOT da fare. Il test di attitudine occupazionale generale, GOT. Tutti qui nel Vault lo fanno a 16 anni. È utile per capire che tipo di lavoro avrai nel Vault 101 quando crescerai. Quindi fa attenzione e cerca di non addormentarti. Sai cosa dice il soprintendente? Siamo nati nel Vault, moriremo nel Vault. Tutti vengono testati per determinarne le abilità, affinché possano lavorare per il progresso di tutti i residenti del Vault, capisci? Non è così che funziona. E sarà meglio evitare di andare in giro a fare domande come quella, specialmente al soprintendente. Ora voglio dirti una cosa. È importante. Quindi ascolta attentamente. Questo posto, questo Vault, non è perfetto, lo so. Ma è la nostra casa. Qui sei al sicuro. Stai dalla parte del soprintendente e lo sarai sempre. Capisci? Devi apprezzare tutto ciò che hai. Perché quello che c'è lassù, all'esterno, non è la vita che voglio per te, e neppure tua madre lo voleva. È quello che dice il soprintendente, no? Non ha intenzione di far entrare nessun altro, quindi credo che le cose debbano andare così. Ora sei qui, ed è molto meglio che essere lassù.
Tutto ciò che tua madre e io abbiamo sempre desiderato per te è che fossi al sicuro. E qui lo sei. Tua madre, lei era bella. Ma oltre alla bellezza che hai visto, c'è molto altro che quelle vecchie foto non potranno mai mostrare. E aveva passione per la vita, per l'amore, ma soprattutto aveva una passione per te. Quando rimase incinta era così felice come non l'avevo mai vista. Ah, aveva in mente grandi cose per te. Bene, adesso è ora che tu la smetta di perdere tempo e vada in classe. Ti prego, figliolo, ti prego. Prendi seriamente questi test di apprendimento. L'ultima cosa di cui ho bisogno è che il fantasma di tua madre mi perseguiti perché il suo unico figlio è stato assunto come addetto ai rifiuti. Mi raccomando, figliolo, ora vai e buona fortuna.